Buongiorno a tutti, questa informazione riguarda i festeggiamenti del 1° settembre come facciamo ogni anno e quindi domani ci sarà la classica fiera del 1° settembre e nel pomeriggio ci sarà la classica processione per le vie del paese dove ci sarà presente tra l'altro anche il nostro vescovo Carlo che ha assicurato la sua presenza, al parroco e anche al sottoscritto. Lo ringraziamo per essere presente domani sera e voglio darvi qualche notizia in merito a questo festeggiamento che faremo domani, molto particolare perché quest'anno ricorre, come hanno parecchi studiosi, sono tornati a rivedere qual è stato il percorso di Sant'Egidio Abate, e domani ricorre il 1300° anno dalla morte del nostro santo patrono. Devo darvi anche altre informazioni di tipo generale. E lo farò anche domani sera, ma insomma voglio solo accennarvi che Sant'Egidio Abate è diventato santo, che è partito dalla Grecia, che è andato in Francia, è stato in Francia a qualche anno, e con un barcone poi è approdato in Sicilia sul territorio di un comune che si chiama Lingua Glossa. Da lì è ripartito e ha percorso un po', è risalito per la nostra penisola italiana fino ad arrivare al nord. Fino ad arrivare a Aosta, Piemonte e Lombardia. Nel corso di queste tappe hanno avuto i comuni modo di apprezzare Sant'Egidio Abate per quello che rappresentava per la Chiesa, ma anche per la grande umanità che trasmetteva comunque ai sindaci, ma anche alle popolazioni che incontrava. Parliamo di 1300 anni fa dalla morte. E quindi quest'anno si era pensato tutti i comuni d'Italia che hanno come santo patrono Sant'Egidio Abate, di fare un festeggiamento per ognuno di questi comuni e ne sono 27. Noi siamo uno di quei 27, dove tra l'altro come caratteristica abbiamo anche il nome del santo patrono, e che è Sant'Egidio la Vibrata, naturalmente. In Abruzzo ci sono due comuni, Sant'Egidio la Vibrata e Civitaquana, che non ha il nome di Sant'Egidio, ma ha per santo patrono Sant'Egidio Abate. Ci siamo incontrati, come dicevo, l'8 di agosto. Abbiamo riconfermato che quest'anno purtroppo il programma era di fare un festeggiamento con la presenza di tutti e 27 i sindaci in ognuno dei comuni dove hanno per santo patrono Sant'Egidio. Purtroppo questa pandemia, che nessuno si aspettava nel dicembre del 2019, ci ha impedito di fare questi festeggiamenti. E comunque poi abbiamo deciso l'8 di agosto. In un comune della Basilicata ci siamo incontrati, tra l'altro era anche presente il presidente della comunità di Sant'Egidio nel mondo, a cui è stata data anche la cittadinanza onoraria presso il comune di Patronico. Quindi un bel evento, però abbiamo detto quest'anno il 1° settembre ognuno fa la festa a casa sua nei limiti del possibile, questo per noi sarà domani. Quindi, ripeto, domani sera alle 18 ci sarà la Santa Messa. Finita la Santa Messa, ci sarà una processione, una Santa Messa presieduta dal nostro vescovo, da Don Luigino, che si sta adoperando perché comunque ci sia questo festeggiamento quest'anno di solo tipo ecclesiastico. Dico pure che dopo comunque la processione e il rientro dalla processione, dopo la Santa Messa, ci sarà anche una serata allietata da un cantante locale in piazza. Detto questo, vi invito a essere presente perché comunque è una bella cosa. Domani sera, io adesso non mi dilungo più di tanto, ma domani sera ci sarà l'occasione pure di riparlarne. Racconteremo meglio quella che è stata la storia di Sant'Egidio Abate e siate presenti numerosi alla prefettura e anche alla questura. Abbiamo detto che saremo sotto 1000 persone. Cercate di essere presenti perché sarà una bella cosa. E abbiamo pure deciso l'8 di agosto scorso che un altro anno aboliamo questo anno 2020 come se non fosse esistito, perché in effetti sappiamo quali sono stati i problemi. Nel 2021 rifaremo quello che avevamo programmato a Roma, che insomma passeremo per tutti e 27 i comuni. Il comune di Sant'Egidio è il più grande di tutti i comuni dove hanno come santo patrono Sant'Egidio e quasi ci considerano quasi un papà di tutti i comuni, avendo noi 9.800 abitanti. Quindi la preghiera è grazie intanto per avermi ascoltato e la preghiera di essere presenti domani sera sia a messa che anche alla processione.
sarà comunque seguita anche dalla nostra solita banda per le processioni. Sarà sicuramente una cosa carina. Speriamo che il tempo sia clemente e che possiamo assicurare questa camminata e queste preghiere dette lungo le vie di Sant'Egidio. Grazie per avermi ascoltato e ci vediamo domani sera. Grazie.